Allora, eccoci qua. Ciao Sons. Allora, oggi abbiamo per il nostro vlog dalla WCRP a Singapore degli ospiti. Sono l'unico italiano e una quasi italiana, oramai di acquisizione. Due ricercatori italiani, gli unici due, credo, oltre a me, che hanno fatto vedere una cosa che secondo me a voi interessa tantissimo, cioè come cambieranno le onde nel Mediterraneo con il cambiamento climatico futuro. Quindi, vi presento innanzitutto Andrea, Lina Lorca. Guarda, sì. Ok, e Filippo Gianoli, Ciao. ecco qua. Adesso gli facciamo due domande proprio terribili. Io passo dall'altra parte della telecamera. Ecco qua, Andrea. Ciao. Ciao, tu ci devi raccontare, ma come fate a predire le onde del futuro? Cioè, come si fa? Praticamente siamo diversi modelli numerici che ci permettono di modellare diverse caratteristiche o processi oceaniche. Nel nostro caso, scusate l'italiano, sono quasi È meglio del acquista, però. mio il tuo italiano. Nel nostro caso, per fare le onde, abbiamo bisogno del campo, che è il forzante principale delle onde nel Mediterraneo, per generare le onde in tutto il Mediterraneo. Quindi noi abbiamo utilizzato un modello numerico, si chiama WaveWatch, per quelli che vi interessa, con una maglia regolare di 10 km in tutto il Mediterraneo, forzato del campo di vento. Allora, nel futuro abbiamo molta incertezza, quindi quello che abbiamo bisogno è di usare tanti modelli. Noi, nel nostro caso, abbiamo usato 17 diversi modelli, combinazione dei modelli globali e regionali, quindi Che, scusa, che dicono come cambia il ci vento nel dicono come futuro. cambia il vento, le caratteristiche atmosferiche di tutto il mondo e poi di una regione a una risoluzione più alta in Europa. Noi prendiamo questi modelli, un gruppo di modelli, con dati ogni 6 ore, fino al 2100, facciamo girare il nostro modello di onde, otteniamo predizione e le incertezze dal punto di vista che abbiamo diversi dati. Ok. Adesso chiediamo la domanda che tutti abbiamo in mente a Filippo. Filippo, cosa succederà alle onde nel Mediterraneo nel nostro futuro? Beh, allora l'analisi che abbiamo fatto l'abbiamo fatta appunto per tutto il Mediterraneo, ma in particolare abbiamo analizzato alcuni punti disposti in regioni differenti del Mediterraneo. In particolare in Italia, il punto che abbiamo considerato era in Liguria, e per il punto della Liguria abbiamo verificato cioè abbiamo stimato che le onde del futuro, i valori medi, aumenteranno, quindi saranno più elevati di quelli che erano invece per il passato, mentre i valori estremi ci si aspetta che diminuiscano, quindi ci saranno un maggior numero di eventi estremi, ma con una minore intensità, quindi l'altezza delle onde complessivamente di eventi estremi sarà ridotta. Quindi delle notizie pessime, ragazzi, per noi. Cioè, gli eventi, quindi tu mi hai detto, l'altezza delle onde aumenterà, L'altezza probabilmente media si aumenterà, media, ma ma gli gli eventi eventi estremi estremi, diminuiranno. quindi abbiamo meno mareggiate, Esattamente. però l'altezza d'onda media del Mediterraneo, che è la mareggiatina estiva, che Sì, dovrebbe è un pochino aumentare, di più, quindi abbiamo esattamente. mareggiate. Ok, però ricordiamo anche un'altra cosa, che comunque queste cose sono importanti per poi chi vive sulla costa, Certo, cioè è molto importante saperlo. assolutamente importante. Ok, ragazzi, queste sono le notizie, se volete saperne di più dovete seguire il loro canale Instagram, che è gestito da lei. Vi mettiamo qui sotto il link in descrizione, Università di Genova, ci vediamo domani per le conclusioni. Ciao! Ciao. Ciao a tutti!